Buongiorno a tutti, lezione numero 27. Oggi e forse domani dobbiamo finire Pac-Man, o almeno le meccaniche di base, per poi ritornarci quando un giorno introdurremo lo strumento per implementare l'intelligenza artificiale. Quindi dobbiamo finire quello che c'è da finire e poi potremo agganciare finalmente l'intelligenza artificiale. Quindi penso oggi, non so, forse anche domani, mentre mercoledì affronteremo gli alberi, quindi continueremo la teoria sugli alberi, e poi giovedì, come annunciavo, tutti i giovedì faremo laboratorio virtuale. Bene, dove eravamo rimasti col Pac-Man? Cercavamo l'altra volta, un po' di fretta verso la fine, di implementare la morte del Pac-Man, quindi cerchiamo oggi di dare una degna morte al Pac-Man, poi anche di cercare di implementare la mangiata del fantasmino, quindi quando Pac-Man mangia il fantasmino. Allora, siamo arrivati intanto a un punto in cui Pac-Man e il fantasmino si muove, il fantasmino si muove con una certa intelligenza, utilizzando un criterio di minimizzazione della distanza euclidea da Pac-Man, e poi succede che quando collidono, Pac-Man entra nell'animazione che però non abbiamo chiuso, l'animazione che va avanti all'infinito, animazione di morte. Tra l'altro, una cosa curiosa che succede è che ho notato che se io sono in movimento mentre vado a sbattere sul fantasmino, lui si muove morendo. Anzi, posso addirittura comandare, continuare a comandare, quindi a mangiare le palline. Quindi ovviamente, insomma, non abbiamo implementato una morte decente. Intanto vi segnalo una piccolissima modifica che ho fatto. Giovedì, quando abbiamo implementato Pac-Man che colpisce un fantasmino, abbiamo detto che se il fantasmino non è spaventato, allora è Pac-Man che deve morire. Se invece è spaventato, sarà il fantasmino a dover morire, poi vedremo come. Intanto abbiamo settato l'altra volta, abbiamo creato un flag di tipo dying, quindi sta morendo, e avevamo invocato, informato il gioco che c'era da rendere i fantasmini non visibili, perché questo succede nel gioco originale: quando Pac-Man muore scompaiono i fantasmini perché comunque si va in uno stato di game over. Ho solo rinominato questo metodo che prima era Pac-Man Dying, e siccome dentro quello che si fa di fatto è solamente rendere i fantasmini non visibili, perché non creare un metodo più generale di tipo setta la visibilità dei fantasmini secondo il flag booleano passato in ingresso? Questo perché in realtà i fantasmini hanno tutta una serie di cambiamenti di stato. Alcuni sono individuali, cioè un fantasmino ha un cambiamento di stato individuale, per esempio quando Pac-Man lo mangia. In quel caso il fantasmino diventa un paio di occhi che deve poi tornare alla casa. Quindi ci sono dei comportamenti individuali che verranno quindi gestiti a livello individuale. Però ci sono dei comportamenti globali, per esempio il fatto che i fantasmini entrino in uno stato di sicuramente quando non sono più visibili, e questo è un comportamento globale perché coinvolge tutti i fantasmini, ma anche quando Pac-Man mangia una delle Powerball, tutti i fantasmini diventano insomma blu e vanno in uno stato di frightened. Quindi ci sono delle azioni del gioco, degli eventi che sono eventi di gioco, cioè che coinvolgono tutte, in questo caso, le entità nemiche del gioco. Tra l'altro c'è anche un cambio di musica. Ecco, tutti questi indizi fanno capire che la responsabilità, e questa è la parola che uso sempre, di fare questa cosa, cioè spaventare tutti i fantasmini, cambiare la musica, è una responsabilità del gioco. Pertanto il punto in cui noi dobbiamo dire, cioè a chi dobbiamo informare che c'è da spaventare i fantasmini, dobbiamo informare il gioco. Chi dobbiamo informare per rendere invisibili i fantasmini, dobbiamo informare il gioco. Mentre in Pac-Man noi qui abbiamo soltanto un fantasmino, ok? Quindi abbiamo colpito quel fantasmino e dobbiamo morire, ma comunque l'evento di morte, tra l'altro, del Pac-Man, l'evento di far spaventare i fantasmini, è un evento di gioco. Quindi non lo so, magari qua ci possiamo chiamare questa sezione che ho chiamato in game Ghost State Update, cioè aggiornamenti di stato dei fantasmini. Possiamo chiamarlo anche eventi di gioco, game events, così magari qua ci mettiamo, dove, attenzione, eventi, mo non ci confondiamo, non sono gli eventi Q-Event, sono queste sono delle cose che accadono nel gioco, quindi
beh, lascio la precedente scritta, però l'idea è quella di fare una lista di cose che accadono, per esempio game events. Un metodo potrebbe essere ball hit, cioè il Pac-Man ha mangiato una palla, una pallina, e quindi bisogna per esempio bisogna riprodurre il suono, perché il suono non è un suono del Pac-Man, è il suono della pallina che viene mangiata. Oppure bisogna mostrare lo score, il punteggio che aumenta, eccetera, ragazzi. Insomma, queste sono cose che possono avvenire. Questo, vabbè, non lo implementiamo per adesso, però per dirvi che probabilmente quello che bisognerebbe poi dire qui, bisognerebbe dire, vabbè, implementiamo, insomma, non è bollit, però magari lo lasciamo vuoto nel gioco, perché non abbiamo ancora idea di cosa metterci. Non è fondamentale in questo momento il bollit. Bollit. Ragazzi, lunedì mattina, magari siete ancora un po', insomma, assonnati, però se dovete intervenire, cioè se volete intervenire, dovete intervenire, quindi come sempre mi aspetto almeno un paio di interventi, perché quello che stiamo facendo non è banale. Allora, quindi cosa vogliamo fare innanzitutto? Completiamo la morte del Pac-Man, perché questo Pac-Man muore all'infinito, tra l'altro si può anche muovere, quindi non si capisce come fermare questo Pac-Man. In realtà la risposta a questa domanda è la risposta a tutte le domande che hanno a che fare con quegli eventi nel gioco che innescano uno stato temporaneo. Cioè, questa è la parola chiave di oggi: capire come rendere temporanee le cose. Cioè, l'animazione del Pac-Man deve essere un'animazione, quindi è temporanea, la morte è temporanea. Sì, lo so, è la morte definitiva nella realtà. Intendo l'animazione di morte, cioè la fase di Pac-Man moribondo è una fase temporanea. La fase di fantasmini spaventati è temporanea, di fantasmini che lampeggiano è temporanea. La fase di fantasmini con gli occhi è temporanea. La fase di fantasmini che rimbalzano nella casa è temporanea. Cioè, ci sono in un gioco molti eventi, molte azioni che hanno una durata, appunto, temporale limitata. Quindi questo significa che per implementare una durata temporale limitata servono due almeno cose: quanto dura, quindi la durata, e qualcuno che si metta lì a contare, così, un contatore. Quindi quando il contatore raggiunge la durata, beh, quello è il momento in cui è finita l'azione, è finito quello stato. Quindi è una sorta di timer, appunto, di sveglia. Quindi la faccio partire, e quando finisce devo dire, insomma, cosa devo fare. Devo fare un cambiamento, probabilmente, di stato. Beh, intanto nel file di configurazione ci sono effettivamente delle durate. Per esempio, c'è la durata della modalità Frightened. Queste le ho prese dal gioco originale. Quindi quando i fantasmini entrano in modalità blu, spaventati, quella dura 9 secondi. Tra questi 9 secondi, però, gli ultimi 5 seconds before blinking, in realtà quindi gli ultimi 4, quindi trascorsi 5 secondi dall'inizio della modalità spaventata, gli ultimi 4 bisogna far lampeggiare il fantasmino, e questo indica al giocatore che si sta per riattivare. Quindi, per esempio, queste sono due durate. Altri tipi di durate, per esempio, quanto sta Pinky nella casetta rimbalzando? 2 secondi. Quanto ci sta Inky? 6 secondi. Quanto ci sta Clyde? 13 secondi. Ogni fantasmino ha delle durate diverse nella casetta. Questo per evitare che tutti e tre d'improvviso escano dalla casetta insieme. Il gioco diventa un po', insomma, un po' monotono. Invece, fantasmini che escono in tempi diversi creano anche una certa linearità nel gioco. Voglio dire che, insomma, non avviene tutto in un solo momento, però le cose sono più distribuite nel tempo. Ci sono anche altre durate che magari qui non sono state definite. Per esempio, la durata della morte del Pac-Man, perché non è definita? Perché quella è come se durasse, perché è una cosa che avviene una volta, quindi non c'è bisogno di dire quanto dura. Dura tanto quanto dura l'animazione. Una volta terminata l'animazione, bisognerà quindi terminare la morte del Pac-Man. Quindi, nel caso del Pac-Man della morte, non abbiamo una durata vera e propria, ma dobbiamo semplicemente controllare quando l'animazione finisce. Beh, intanto dov'è l'animazione della morte del Pac-Man? Vi ricordo che noi abbiamo sfruttato appieno l'ereditarietà, quindi abbiamo detto, come anche per Advance e tanti altri metodi,
Guarda, l'animazione del Pac-Man è come quella di entità, cioè come tutte le entità del gioco che si muovono. Però Pac-Man è particolare perché quando sta morendo, quindi quando ha questo flag settato a true, deve avanzare in un ciclo di animazione diverso. È un ciclo fatto di 12, no, 11, 11, 12 iterazioni. Questo è un numero che va da 0 a 10, quindi 11 animazioni. E quindi questo è l'animazione. Però, questa cosa qui serve appunto ad animare, però noi dobbiamo renderci conto di quando questa animazione viene saturata, cioè abbiamo raggiunto l'ultimo ciclo di animazione. Questo non ce lo chiediamo in questo momento, in questa if. E beh, adesso dovremmo chiedercelo, cioè quando l'animazione del Pac-Man di morte finisce, beh, Pac-Man deve morire. Questa è la novità di adesso. Deve morire. Morire è una cosa grossa, cioè proprio ragazzi, bisogna proprio informare il gioco che Pac-Man è morto. Morto significa che il gioco si deve proprio fermare, deve mostrare per esempio un game over, tra l'altro un game over che ho predisposto, anche se nel gioco originale non c'è la scritta game over, però ho predisposto una scritta game over che sta qua, vabbè, come ridi e come posed, scritta game over rossa piazzata al centro dello schermo e vabbè, quella sta lì e vabbè, poi l'attiveremo. Però quindi torniamo nel Pac-Man. Come facciamo noi a dire a Pac-Man hai raggiunto la fine dell'animazione? Beh, potremmo anche effettivamente qui aprire un po' un attimo questa parentesi e calcolare questo che stiamo in realtà mettendo dentro il ciclo di animazione, ce lo mettiamo fuori così possiamo chiederci quando ha raggiunto la fine. Quindi possiamo dire int that animation cycle, lo chiamiamo per esempio così. Questo è in effetti il numero che noi mettavamo qua dentro e adesso continuiamo a metterci, per carità, però adesso avendolo memorizzato esternamente possiamo per esempio chiederci quando questa cosa raggiunge quando questa cosa raggiunge per esempio 10, perché se ha raggiunto 10 significa che questo è l'ultimo ciclo di animazione. Se questo è l'ultimo ciclo di animazione, qui dobbiamo dire Pac-Man muori. Ora, Pac-Man muori, che significa? Potremmo implementare per esempio un metodo proprio die, muori. Se la morte è una cosa un po' complessa, per esempio in Mario, la morte di Mario è complessa perché Mario quando muore deve fare insomma il salto, anche se quello è un po' in realtà è equivalente al Pac-Man che fa questa animazione. Quella è l'animazione della morte di Mario. Quindi quando Pac-Man muore, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare qualcosa per Pac-Man specificatamente? Uno dice, beh, quando Pac-Man muore non si può muovere più. Beh, in realtà quando Pac-Man già sta morendo non si può muovere più. E questo ci fa capire da dove nasce il bug che io posso muovere il Pac-Man. Beh, se io c'ho Pac-Man che sta morendo, io non lo posso muovere, quindi per esempio moving false, non posso più muovere il Pac-Man quando sta morendo. Beh, qui a questo punto dobbiamo chiederci chi ha la responsabilità di gestire la morte del Pac-Man, il Pac-Man o il gioco? Beh, il Pac-Man ha gestito l'animazione della morte, già l'ha fatto, siamo qui, siamo alla fine dell'animazione. Cos'altro deve fare il Pac-Man? Ma il gioco è i fantasmini sono già scomparsi. L'animazione del Pac-Man è terminata. Ragazzi, che deve fare il Pac-Man? Non c'è più niente da fare. L'unica cosa da fare è informare il gioco che la fine è la fine, quindi game over. E c'è in effetti un metodo game over che era predisposto nell'interfaccia del gioco. Quindi un gioco avanza, si mette in pausa, si resetta, inizia e un gioco finisce con il game over. Cosa farà mai il game over? Va nello stato di game over, perché abbiamo una macchina stati, ricordate il diagramma degli stati, ferma il motore di gioco, la cosa più importante, deve fermarlo, e setta true visible il testo del game over, che quindi apparirà proprio game over. Beh, a questo punto, se le cose sembrano queste funzionare, dovremmo vedere il Pac-Man che una volta che finisce di morire, fine, non continua né a spostarsi né a morire. Quindi proviamo a vedere questa cosa se funziona.
E se funziona, questa è la fine di Pac-Man, della morte del Pac-Man. Magari facciamolo anche in movimento, così vediamo se ci sono dei bug. Perfetto, game over. A essere pignolissimi, non voglio che si veda l'ultimo ciclo di animazione del game over, quindi per esempio faccio scomparire del tutto, però a me insomma non dispiace che si veda questo residuo della morte del Pac-Man che ci ricorda che Pac-Man è morto in questo punto. Ed è morto, proprio è esploso. Questi sono adesso i residui dell'esplosione. Però, se uno voleva farlo scomparire, non ci voleva niente, lì dove l'animazione finisce, si può dire Pac-Man this set visible false scompare. Vabbè, scompare. Posso muoverlo questa cosa? Ho premuto un tasto qualsiasi e si è resettato. Non lo so perché. Fatemelo rifare. Come mai si è resettato? Vabbè, è morto Pac-Man. Premo un tasto direzionale e lui si resetta. Come mai? Il reset dovrebbe essere un comando apposta, no? Apposito del gioco, dovrebbe essere o una nuova partita, ci dovrebbe essere un pulsante di reset. Però guardate, no, è una decisione di progetto che vabbè, avevo preso io a suo tempo, però è opinabile, cioè se premo R oppure stiamo in uno stato di game over. Praticamente qualunque tasto premo lui si resetta. Ci può anche stare, ragazzi, insomma, che uno vuole iniziare un'altra partita, preme, è come dire press any key to start a new game, vabbè, quello ha obbedito, quindi non è un bug, è un comportamento voluto. Ok, a questo punto dobbiamo fare la cosa più difficile, cioè ragazzi, dobbiamo fare Pac-Man che mangiando la Powerball innesca nei fantasmini uno stato di frightened, quindi i fantasmini devono cambiare la loro texture, entrare in uno stato temporaneo, quindi dovranno avere un contatore e quando questo contatore che viene incrementato a ogni frame raggiunge la durata, beh allora quello è il momento di fare un altro cambiamento di stato. Tra l'altro in uno stato frightened il fantasmino è pure mangiabile e se è mangiato deve trasformarsi in occhietti e deve tornare a casuccia con la massima velocità e poi una volta tornato a casa si deve ritrasformare in fantasmino e rimbalzare. Ragazzi, capite dov'è la difficoltà del Pac-Man? Sono tutti questi cambiamenti di stato, ma la meccanica di gioco praticamente l'abbiamo già finita. Le collisioni le abbiamo già fatte, i movimenti nel grafo, nei binari li abbiamo fatti, i teletrasporti li abbiamo fatti, ragazzi, il resto è tutta una questione di mettersi lì di santa pazienza e fare tutti questi cambiamenti di stato. Noi adesso ne facciamo fin dove arriviamo e vediamo che risultato otteniamo. Ci sono domande fino a questo punto? Quindi il gioco a livello di meccanica è finito. Adesso è tutta una questione di gestire le animazioni e i cambiamenti di stato, che sono praticamente, ragazzi, le cose che prendono più tempo nei videogiochi. Anche in Super Mario, beh no, Super Mario c'è una meccanica molto più complessa di questa perché le collisioni sono direzionali, cioè a seconda della direzione. Le collisioni, tra l'altro, sono gestite. Ci sono molte eccezioni nelle collisioni. Se Mario ha il guscio in mano, beh, in Super Mario 3, in Super Mario 1 non si può fare. Se Mario ha il guscio in mano, Mario è come se diventasse invincibile perché con quel guscio in mano può uccidere nemici oppure può lanciare il guscio. Non complico per adesso, però fammi capire che comunque gli altri giochi non sono così, non si esauriscono in un paio di lezioni le meccaniche del gioco. Bene, notiamo una cosa, vi faccio notare una cosa che io so, però ve la voglio far notare. Notate la direzione in cui stanno andando i fantasmini. Blinky sta andando verso il basso e Inky sta andando verso destra. Adesso ho preso la Powerball e i fantasmini sono entrati in uno stato di Frightened. Questo andava a destra, ripeto, questo andava in basso. Adesso questo sta andando in alto e questo sta andando a sinistra. Tra l'altro avete notato che non hanno cambiato direzione nello stesso momento, perché anche nel gioco originale ci sono i checkpoint, ok? Magari non sono gli stessi nostri, però ci sono dei checkpoint. Quindi questo ci fa capire che probabilmente un checkpoint stava qui, un altro checkpoint stava qui, c'è più checkpoint di quelli che abbiamo noi, però chi se ne frega, comunque sono dei checkpoint come abbiamo fatto noi. Quindi, quando i fantasmini entrano in modalità Frightened, invertono immediatamente la loro direzione. Questo è il gioco originale. E cominciano ad andare a zonzo, cioè non hanno un vero obiettivo. Adesso non so se si vede, però non seguono un obiettivo. Vede, questo prima è andato giù, destra, sinistra, giù. Sì, vabbè, adesso si stanno risvegliando.
ragazzi, però studiando il gioco vi assicuro che è una delle regole del gioco. I fantasmini hanno, quando sono normali, hanno sempre un obiettivo. Se sono in modalità scatter, il loro obiettivo è quello di raggiungere, gironzolare attorno a una certa area del gioco. Quindi, per esempio, Blink in scatter girerà attorno a questa, attorno, si vede all'inizio quando parte il gioco, dovreste vedere Blink che inizia a fare. Ci arriva a modo suo, però dovrebbe iniziare a girare in tondo nella parte in alto a destra. Vedete? Sta girando in tondo. E gli altri pure con i loro tempi iniziano a girare uno in alto a sinistra, uno in basso a destra, uno in basso a sinistra. Questa è in modalità scatter. In modalità chase, cioè caccia, i fantasmini cercano di circondare il Pac-Man con diverse strategie. Blinky minimizza la distanza euclidea di Pac-Man. Per esempio, Inky, non mi ricordo, minimizza non la distanza su Pac-Man, ma su dove sta andando Pac-Man, quindi sul futuro di Pac-Man. Un altro minimizza la distanza sul passato di Pac-Man, e c'è un altro che fa un discorso di specularità, ma è complicato, non voglio adesso confondere le idee, però sono delle strategie. Quindi hanno comunque sempre dei target, cioè che sia l'angolo in alto a destra oppure il punto dove sta Pac-Man, comunque hanno sempre un target. Quando invece stanno in modalità Frightened, questo target non ce l'hanno. Quando vengono mangiati, quando viene mangiato il fantasmino, a quel punto di nuovo il fantasmino ha un target. Che target c'ha? Si trasforma in occhietti. E il target, mazza quanto è lenta questa animazione, diventa la casa stessa. Quindi gli occhietti hanno come obiettivo quello di raggiungere il prima possibile, tra l'altro sono molto veloci, la casetta. Una volta arrivati a casetta, si ritrasformano in fantasmino e a quel punto il loro target diventa l'uscita della casa, nei tempi rispettati, cioè non tutti i fantasmini possono uscire subito, bisogna, queste sono le cose che vi dicevo prima, cioè quanto deve stare un fantasmino nella casetta. Per esempio, non so, Pinky magari ci avrà una durata più bassa di 2 secondi, adesso sono cose che uno decide, e Pinky effettivamente sta solo 2 secondi nella casetta, quindi è quello che esce per primo. Mentre Clyde, Porello, quello sta lì ancora dall'inizio del gioco, fino a prima o poi uscirà. E quando esce, il suo target è l'uscita della casetta, e poi una volta che esce dalla casetta, il suo target è Pac-Man, se è normale, se è Frightened, e di nuovo si muove a caso. Quindi un po' abbiamo riassunto il comportamento di fantasmini. Ora, tutte le cose che abbiamo detto a parole, quindi nel linguaggio naturale, in italiano, quante parole ho speso? Un bel po'. Queste cose dobbiamo scriverle in linguaggio di programmazione. Quindi è questa la difficoltà, tradurre quello che io vi ho detto a parole in linguaggio macchina, in linguaggio in realtà programmazione. Beh, da dove partiamo? Intanto partiamo dalla, direi, dalla transizione di stato, o meglio, da settare questo flag frightened, cioè noi vogliamo che quando Pac-Man, dove stai Pac-Man? Quando Pac-Man mangia la Powerball, vogliamo che tutti i fantasmini entrino in uno stato di Frightened. Quindi quando magari qui, oltre a dire bollite, gli diciamo anche al gioco che tipo di palla ha mangiato Pac-Man, quindi Big, per esempio, gli diciamo se appunto Pac-Man è mangiato, che tipo di palla hai mangiato? Is big, cioè abbiamo già il getter di palla, quindi diamo al gioco l'informazione non solo che abbiamo mangiato una palla, ma anche che questa palla è grande o piccola, cioè la Powerball o la pallina normale. Perché se è la palla grande, if big, beh, allora dovrei di nuovo andare su tutti i fantasmini del gioco e settare il frightened a true. Il frightened non c'è, quindi dobbiamo fare un setter. Dove sta? Set, getter e setter. Getters, setters. Void, set, frightened. Non lo implemento per adesso perché non è del tutto banale il set. Quindi, ancora una volta, io stresso molto, getter e setter non sono sempre quelli banali visti a scopo didattico in un corso di programmazione oggetti, ma nelle applicazioni complesse i setter possono fare delle cose sicuramente meno banali di settare solo una variabile. Ora vediamo perché. Beh, intanto diciamo il gioco dove sta,
il gioco deve settare il frightened di tutti i fantasmini. Quando scriviamo queste cose, ci dobbiamo chiedere anche un po' che vuoi. Too many arguments. Sì, ok, non abbiamo detto bull, frightened, avventato. Questo magari ce lo mettiamo nel CPP e vediamo poi che dobbiamo andare a fare. Sempre voglio. DOS. Gioco. Questo va bene. Ok, ci dobbiamo chiedere, ci sono delle eccezioni, cioè è vero che quando Pac-Man mangia la Powerball tutti i fantasmini entrano in modalità Frightened? Beh, intanto dal punto di vista del gioco, sì. Il gioco, ok, fantasmini, entrate in modalità Frightened. Ma il fantasmino questa cosa la accetta o la rifiuta? Cioè, il gioco. Tra l'altro, il fantasmino deve avere un set Frightened true e falso, oppure soltanto un metodo di entrare nello stato Frightened? Perché poi l'unico che può uscire da quello stato è lui e nessun altro gli può dire di uscire. Ragazzi, è sempre una questione di responsabilità. Aver fatto un setter significa che dall'esterno qualcuno gli può dire entra nello stato frightened, set true, esci dallo stato frightened, set false. Ma ci dobbiamo chiedere chi è che dice, cioè chi è che decide quando deve uscire dallo stato frightened di fantasmino? Solo il fantasmino può deciderlo o anche qualcun altro? Pac-Man può deciderlo? No, Pac-Man non può dire a Fantasmino esci dallo stato Frightened. Il gioco può dire a Fantasmino esci dallo stato Frightened? Perché dovrebbe di uscire dallo stato Frightened il gioco? Beh, può finire il gioco, sì, ma non è che gli dice esci dallo stato Frightened, finisce il gioco, set feasible false. Quindi, vedete, anche nella scelta dei setter, forse questo non è un setter, ma dovrebbe essere un entra nello stato frightened e poi chi è che esce dallo stato frightened è solo il fantasmino. Quindi vedete come abbiamo disaccoppiato la responsabilità? Il fantasmino viene informato dall'esterno di entrare in uno stato frightened. Ci sta, ragazzi, perché se Pac-Man mangia la Powerball, il fantasmino sta lontano e viene informato dall'esterno. Appunto, lui manco lo sapeva che deve essere informato proprio da fuori che bisogna entrare in questo stato. Però uscire da questo stato è una cosa che il fantasmino sa quando, perché è lui che si mette a contare quanto deve durare. Tra l'altro, più il gioco è difficile e meno durano questi parametri di durata, sono ridotti. Quindi il fantasmino sa anche un po' quanto farla difficile a Pac-Man. E non tutti, magari i fantasmini potrebbero anche avere tempi diversi di uscita dallo stato Frightened. Anzi, probabilmente è così perché se Pac-Man si mangia un fantasmino, questo va nella casetta, quel fantasmino non è Frightened, ma gli altri sì. Quindi ci può essere un momento in cui alcuni fantasmini sono blu e altri non lo sono. Forse si vede qui, anche qui nel gioco. Ecco, vedete, questo è blu e questi no. Quindi la proprietà di uscire dallo stato Frightened, ragazzi, deve essere qualcosa del fantasmino. Quindi più che set Frightened, questo è un enter Frightened. Cioè entra nello stato di Frightened oppure ragazzi le cose un po' più spicce frighten che è il verbo in italiano significa in inglese dovrebbe essere spaventare make someone afraid or anxious cioè spaventa e quindi noi gli diamo proprio un verbo al nostro fantasmino fantasmino spaventati. Quindi il nostro fantasmino, quando gli si dice spaventati, beh, adesso questo non è più un setter, questo è un comando. Anche il setter ovviamente è un comando, però questo è un comando molto più esplicito. Ti devi spaventare. Beh, allora sicuramente io ho un flag, questo flag lo setto a true, ma non finisce qui. Spaventarsi significa cambiare le texture. Quindi il fantasmino cosa c'ha? Il fantasmino eredita da Entity cosa? Il fatto di avere le texture per andare sopra, a destra, in basso e a sinistra. Beh, ma
Se lui si spaventa, dovrebbe avere altre texture. Quindi, intanto queste texture ce le dobbiamo leggere. Per esempio, ce le leggiamo nel costruttore. Quindi, per esempio, intanto vediamo quante texture sono. Beh, in stato spaventato, per fortuna, il fantasmino non ha le direzioni. Quindi c'è soltanto due cicli di animazione. Spaventato 0 o spaventato 1. C'è anche il blink, cioè quando lampeggia, di nuovo blink 0, blink 1, e poi c'è gli occhietti che in realtà non si animano, ma sono solamente direzionali, però non andiamo troppo veloce. Gli occhietti sono uno stato ancora diverso, non è frightened, ma è lo stato eaten, cioè mangiato. Beh, intanto facciamo queste texture. Di solito le texture dove le mettiamo? Alla fine della classe, quindi per esempio QPXMAP. Come le abbiamo chiamate le texture? Texture, appunto. Texture frightened di 2, cioè due texture per frightened. Tutto bene, frightened. Poi ne abbiamo due per i blinking, texture blinking, e poi ne abbiamo quattro per, no, quattro. Ne abbiamo un ciclo di animazione in realtà. Ne abbiamo uno per gli occhietti su, texture eyes up, right, down e left. Ecco, queste sono tutte le texture aggiuntive che c'ha il fantasmino rispetto alle quattro canoniche che hanno tutte le entità. Cioè il fantasmino ha dei cambiamenti proprio di stato e quindi ha anche dei cambiamenti di texture. Beh, intanto queste texture ce le andiamo a leggere, quindi sì, questo lo mettiamo dopo. Textures frightened di 0 sarà quello che sarà. Vediamo un po' come si chiama nella sprite. Sprite, come ti chiami? Pacman, Blinky, Pinky. Inky, Light, Dove sta? Score? Davvero non ce l'hai? Frightened, ecco qua. E perché ce ne sono quattro? In realtà questo è 8, 9, 10, 11. Non ho visto bene. Beh, dipende dalla modellazione. Dipende dalla progettazione. Cioè, mo, a suo tempo decisi che di non distinguere il blinking dal frightened, quindi ho chiamato frightened 0, 1 e 2, 3 il blink. Perché questo? Potrebbe avere un motivo. Quando inizia a lampeggiare, ragazzi, se andiamo a vedere le texture di animazione, effettivamente è vero, lui ne ha con una certa lentezza. Questa è la texture 0 di spaventato. Questa è la texture 1 di spaventato, che dura, ne so, 2-3 frame, c'è cioè un certo moltiplicatore, ricordate il divisore della texture. Poi c'è questa e poi c'è questa. E poi si ritorna qua, poi si ritorna là, poi si ritorna qui e poi si ritorna qui. Quindi è una decisione, ragazzi, si può fare in tanti modi. Però un possibile modo è quella di pensare che quando inizia a lampeggiare è come se il suo ciclo di animazione, che inizialmente era solo 0-1, si estendesse anche a 2-3, cioè diventasse un ciclo a 4 animazioni. Le prime due sono blu, le seconde due sono bianco, ed ecco il lampeggiare. Quindi praticamente questo è già predisposto per lampeggiare, però vabbè, per adesso, insomma, vediamo dopo se riusciamo a fare questa cosa. Per adesso cerchiamo di fare intanto il fantasmino che si colora di blu. Quindi non è questa una cosa che dipende dal nome del fantasmino, è una cosa tutti quanti ce l'hanno uguale. Quindi, per esempio, non facciamo per adesso il lampeggiamento, facciamo solamente il fantasmino spaventato. Quindi frightened 0, frightened 1. Bene, però a questo punto, quando lui si spaventa, come faccio io a
ricordate l'animazione? L'animazione, lui richiama il metodo Animated Entity. Ora, ci sono diverse opzioni, ragazzi. Possiamo qui implementare una eccezione di tipo: se io sono spaventato, anziché fare questo, faccio quest'altro. Però mi rendo anche conto che nella superclasse l'animate, beh, già contempla per esempio le direzioni, le divisori, i cicli di animazione, cioè è un'animazione già, un motore di animazione questo che potrebbe già, potremmo riciclarlo, ecco questo sto dicendo. Quindi o noi in maniera un po' ridondante scriviamo qui un po' quel codice lì, però con le texture nuove che ci abbiamo. Oppure possiamo addirittura qua dentro dire: guarda, sai che c'è? Adesso la mia texture app, cioè quella che considero la texture nel motore di animazione di Entity, non è più quella che era prima, ma adesso diventa texture frightened 2.0. Così come anche il primo ciclo di animazione, il secondo ciclo di animazione, perché sono sempre a due, e così come app destra, giù sinistra, quindi right, right, down, down. Uno dice: che differenza c'è? Cioè, cosa significa fare questo e cosa significa invece mettere la if qua? Allora, se dovessimo parlare di pura efficienza, questo è un po' sporco, sta cosa. Perché? Perché questo significa che laddove prima c'era una texture, adesso ce ne metto un'altra. Tra l'altro, questo ci fa anche capire che questa texture, adesso che noi l'abbiamo sovrascritta, la stiamo perdendo, poi come faremo a ripristinarla? Quindi questo ci fa capire che dobbiamo poi, dobbiamo effettivamente salvarci non solo queste texture qui, ma anche le texture normali, tra virgolette. E quindi ogni volta noi dobbiamo fare questo cambiamento di texture. Vorrei che voi decideste l'approccio. Effettivamente non è proprio un approccio bellissimo questo qui. Il vantaggio è che ricicla l'animate di Entity. Lo svantaggio è che, beh, dobbiamo salvarci delle cose. Questi sono costruttori di copia, eh. Cioè, noi qua dentro stiamo copiando questo. Quindi, ovviamente questo non avviene ogni frame, avviene una volta ogni tanto. Quando ci sono i cambiamenti di stato, ci sono dei trasferimenti di texture. Oppure qua dentro dire if frightened, ti setto io adesso la giusta texture. A me vanno bene entrambe, però vorrei che decideste voi. Prego, si faccia avanti qualcuno e decida per tutti. Altrimenti non andiamo avanti. Dai. Forza? Dove state? Ci state? Beh, uno qualunque dica: ma a me piace più questa estensione del... No, scusate, non è da Advanced, ovviamente, ma è in Animate. A me piace più questa estensione perché mi ricorda la programmazione oggetti, l'ereditarietà, posso estendere. D'altronde voglio essere un po' efficiente, quindi questa cosa qui non mi piace, oppure piace questa cosa qui. Beh, forza, si faccia avanti qualcuno. Siete voi a determinare ogni anno come vanno, questo è il primo anno, che scelte fare. Vabbè, non volete scegliere. Sapete che vi dico? Forse è No, meglio. prego, prego. Ok, no, ormai è stato, stavo dicendo. Forse è meglio questa scelta Ok, qui in va Frightened. bene. Qualcun altro? Non so poi se c'è qualche convenienza nel portarlo all'interno dell'if. Sapete una cosa? Proviamoci, cioè nel senso, vediamo a portarlo dentro all'if, vediamo se abbiamo delle difficoltà, magari ripristiniamo poi questo altro tipo di comportamento. Quindi, if, no, non sta qua. If is frightened, dobbiamo andare a copiarci un po' questo codice qui. In realtà non ci dobbiamo chiedere manco la direzione, perché la direzione non ci interessa nella modalità frightened.
Qui dobbiamo semplicemente dire set pixmap texture no, texture frightened, animation count, diviso divisor, percentuale 2. Sembra di sì, sembra che vada bene. Sembra giusta. Ok, lasciamola così. Oh, ragazzi, questo è due righe di codice. Questo è tutto questo con costruttore di copia, più poi bisogna anche salvarsi quelle che stanno qua, le sto perdendo. Quindi al momento sembra conveniente questa if, però poi ci sta anche il blinking, ci sta anche gli occhietti, vediamo, però magari questa è conveniente. Intanto dobbiamo però fare questo frightened mode, l'abbiamo detto, Pac-Man chiede beh no, sì, allora, quando si entra in frightened, quando la palla che si mangia Pac-Man è grande. Frightened True non serve più, quindi se la palla è grande tutti i fantasmini si spaventano, quindi niente, si setta True questo flag e effettivamente cambia la texture, sembrerebbe. Vediamo un po'. Di fantasmino ce n'è uno solo, però immaginiamo che ce ne siano tanti, tra l'altro posso creare anche delle repliche. Un po', mangio la palla, ecco qua. Ovviamente, beh, certo, lui continua a seguirmi. No, ha un comportamento casuale, perché probabilmente abbiamo già implementato la casualità nel movimento rispetto a Frightened, però è entrato in Frightened, quindi ci piace. L'unica cosa quando si entra in Frightened, ricordate che il fantasmino cambia la sua direzione corrente, quindi dobbiamo dirgli che la prossima direzione è l'inverso dell'attuale, basta dire così? Non lo so, perché poi quando lui avanza, cioè qui, quando raggiunge un checkpoint dove sta, lui la prossima direzione se la va a determinare, quindi anche se gli dico invertila, lui praticamente non mi calcola minimamente, a meno che non la inverto subito, proprio gli dico proprio curvir uguale inverse di curvir. Se proprio devo invertirla subito, che ci può anche stare, nel gioco originale si inverte subito, non raggiunge il checkpoint. So che l'abbiamo visto in realtà, ma quello non è il gioco originale, quello è un rifacimento. Vediamo un po'. Piano, vai, vai piano, vai piano, vai piano. Un po' e mo stava in un checkpoint, quindi può essere che non l'abbiamo visto. Beh, non riesco. No, non è c'è stato un teletrasporto non carino, quindi questa cosa qui effettivamente è pericolosa perché è un'inversione istantanea della direzione del fantasmino, non è molto carina. Tra l'altro mi viene un dubbio, ragazzi, ma quando noi diciamo al fantasmino di spaventarsi, beh, noi ci possiamo spaventare se non siamo spaventati. Se già siamo spaventati, non è che ci possiamo spaventare un'altra volta. Quindi questa è pure una delle cose che bisogna stare attenti. If not frightened, if not frightened, se non siamo ancora spaventati, lo diventiamo. Altrimenti, boh, non credo che sia questo l'origine del bug, però bisogna comunque stare attenti a non fare spaventi multipli. Non penso fosse questo il problema. Ah, invece sì. Vediamo un po'. Probabilmente lui. No, 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 si è teletrasportato. Ok, quindi questa cosa qui è effettivamente molto, molto pericolosa. E come facciamo a invertirgli la direzione? Beh, non possiamo farlo qui, dobbiamo ricordarci che lui nel checkpoint reached va a calcolare la prossima direzione. Se scatter non l'abbiamo fatto, se chase va insomma, a
a inseguire Pac-Man, mentre se è Frightened ne sceglie una a caso. Vabbè, dobbiamo fare, dobbiamo correggere questo, cioè, no, non è un bug, dobbiamo capire dove fare l'inversione di questa direzione. Allora, Next Dir, effettivamente lui qui lo andrà a sovrascrivere. Come facciamo a invertire subito la direzione? In realtà non era proprio male. Ah, aspetta, ho capito perché c'è stato il teletrasporto, ragazzi. Perché c'è stato il teletrasporto? Perché quando noi invertiamo la direzione, ragazzi, quando invertiamo la direzione istantaneamente, ci dobbiamo sempre ricordare che il movimento avviene entro due nodi, il precedente e il successivo. Abbiamo invertito la direzione, ci siamo dimenticati di swappare i nodi, quindi ci siamo dimenticati una cosa che tra l'altro si fa da qualche parte, questa cosa di invertire la direzione, io me la ricordo da qualche parte. Dove l'abbiamo fatta? Di swappare i nodi, io me lo ricordo che l'abbiamo fatto. Abbiamo proprio salvato il nodo attuale. Dove l'abbiamo fatta questa cosa? Eccolo qua. Invest, eccolo qua. Beh, allora, questo codice qui, ragazzi, perché non facciamo una bella metodo in entity e gli diciamo invert direction? In entity diciamo invert dir e così tutte le entità hanno un modo comune di invertire la direzione, che alla fine il codice quello è. Salvati il successivo, scambia il successivo nel precedente, metti nel precedente quello che avevi salvato, cioè il successivo, e inverti la direzione. Quindi a questo punto qua bisogna dire invert. Tra l'altro questo è un metodo pubblico, non pubblico, forse era meglio farlo privato, è un metodo di utilità, non voglio che dall'esterno qualcuno dica così, inverti la direzione. Quindi magari questo è più un'utilità che un metodo vero e proprio, no? Tipo checkpoint reached. Tra l'altro è meglio farlo virtuale, hai visto mai che qualcuno a mio di sotto vuole decidere di fare una cosa particolare. Quindi lo rimettiamo in protected, dall'esterno non si può accedere, virtuale, si può quindi nelle sottoclassi sovrascrivere e a questo punto il nostro fantasmino, quando lo si spaventa, lui dice anche, ecco qua, inverto la mia direzione. A questo punto non ci dovrebbero essere teletrasporti perché i nodi sono stati swappati. Adesso ho capito perché avveniva quel bruttissimo effetto di teletrasporto. Adesso il fantasmino si deve invertire la sua direzione in maniera istantanea. Beh, c'è stato un'altra volta il teletrasporto. E com'è? C'è stato. Ho visto bene. E perché? Eh sì, c'è stato. C'è stato il teletrasporto. Perché? Indizi? Ah, ecco perché. Pur dir uguale next dir. Perché questo era un codice che aveva senso in quel punto in cui l'ho copiato. Ma io devo dire che la direzione corrente è l'inverso di quella attuale, quindi inverse. Di dir. No, anche se non credo che sia questa la causa del bug. No, 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 calma. Mo' ha funzionato, magari è stata una coincidenza. Eh no, l'ha invertito anche qua bene. Sembra che adesso ma si invertono sempre bene. Aspetto che raggiunga un altro punto della mappa, tipo questo. E no, non si teletrasporta più. Bene. E allora, ok, effettivamente questo. Non era giusto comunque dire cur dir uguale next dir. Bisogna invertire la direzione corrente. Questo è un vero invert dir. Bene, abbiamo fatto il fantasmino che entra in modalità Frightened, che si inverte. E a questo punto
Per esempio, facciamo il fantasmino che esce da Modai Frightened, quindi implementiamo la durata e poi la lezione è finita, dobbiamo continuare domani. Quindi, per implementare la durata, non c'è altro modo che abbiamo la durata, ce l'abbiamo in secondi, e sta nel config qua, abbiamo la durata del fantasma che è in modalità Frightened. Dobbiamo fare quindi un contatore, quindi il fantasmino dovrà avere anche un int Frightened counter, quindi un contatore per la modalità Frightened. Contatore che va ovviamente inizializzato a zero e che va incrementato ogni volta che lui sta in Frightened. Quindi chi lo incrementa? Beh, lo può incrementare. Quali sono i metodi chiamati a ogni frame? Sono animate e advance. Da chi vogliamo farlo incrementare? Ma qua ci sta già la if, quindi ragazzi, mi verrebbe da dire, facciamolo qui per esempio, quindi Frightened Counter più più. Chi è che però si deve accorgere che finisce la modalità Frightened? E beh, per esempio, siamo qui, l'abbiamo appena incrementato, quindi se il Frightened Counter ha raggiunto il Ghost Frightened Duration, attenzione, questo è in secondi. Questo è un contatore di frame, per trasformare questo in frame dobbiamo dividerlo per il frame rate, quindi numero di secondi diviso frame a secondo, semplificazione secondo secondo uguale numero di frame, quindi questa è la durata in frame. Quando quindi il counter raggiunge la durata in frame, dobbiamo dirgli che non è più frightened, quindi dobbiamo dire Frightened false. Beh, intanto magari questo lo facciamo prima. Facciamo prima la texture dell'animazione, poi incrementiamo il Frightened e quindi a questo punto diciamo: guarda, tu non sei più Frightened. Non solo, ma siccome il Frightened è una cosa che può attivarsi anche in un secondo momento, dobbiamo resettare anche il counter. Quindi questo uguale a zero. Quindi questa è l'uscita dalla modalità Frightened, è una sorta di Unfrightened, cioè fai l'undo di spaventare, quindi despaventati in un certo senso. È necessario fare un metodo punto per uscire. Avevamo un metodo per entrare nella modalità Frightened. Serve un metodo per uscire? Quando un fantasmino esce dalla modalità Frightened, cosa fa? Cambia la texture. Il movimento lo gestisce Advance, quindi Advance già da solo capisce che lui, se non è Frightened, significherà attivare scatter o chase, quindi sembra tutto a posto, quindi dovrei vedere che il fantasmino, da che si muove a caso, dopo 9 secondi, probabilmente non lampeggerà, però dopo 9 secondi dovrebbe ritornare ad avere un comportamento, non mi inseguire, aspettiamo questi 9 secondi, dovrebbe riattivarsi. Secondi sembrano già passati, che dite? Lì, passati 9 secondi e quindi non ha funzionato. Cosa non ha funzionato? Vediamo un po'. Beh, se lui è spaventato, incrementa un contatore. Questo contatore l'abbiamo inizializzato a zero. E quando il contatore raggiunge, attenzione, questo è 9 diviso 60, è una divisione per interi. 9 diviso 60 è. Tra l'altro, 9 secondi diviso frame al secondo, quindi avrei dovuto fare 60 frame al secondo. No, non è divisione per, scusate, è allora secondi diviso. Non devo fare diviso frame al secondo, devo fare per frame al secondo, per frame su secondi. Secondi, secondi si semplifica, quindi ho sbagliato l'operazione. È per, non diviso. Ok. Quindi il risultato era ovviamente zero, quindi non si verificava mai. Bene, io ho la mia Powerball, state buono, vai per caso, aspetto 9 secondi e il fantasmino dovrebbe attivarsi. Dai che si riattiva, dai. Si è riattivato, perfetto. E ricomincia ad andare a caccia di me. Ovviamente io adesso sono andato incontro e sono morto. Game over, terminiamo qui e continuiamo domani per implementare gli occhietti e il Pac-Man che torna a casetta.